Salvini ha parlato anche degli edifici occupati e del fatto che ci sono decine di edifici, dai 75 sono pubblici, e del fatto che il comune non fa abbastanza. Lei che cosa risponde rispetto a questa necessità? Per lui è un'urgenza, molti sono occupati dai centri sociali, lui ha sottolineato. Ma io differenzierei la propaganda politica di Salvini della conferenza stampa dal ministro dell'interno che ho sentito e ascoltato in comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha accolto la nostra forte istanza di mettere al primo punto, come esclusivo punto, lo sgombero degli immobili in cui c'è pericolo per l'incolumità degli abitanti, quindi un tema di sicurezza, e immobili in cui ci sia la pervicace prepotenza della camorra. Quindi su questo c'è stata totale sinergia. In comitato non si è parlato di altro e devo dare atto al ministro che non ha chiesto altro, non si è parlato né di autogoverno, né di proprietà civiche, proprietà collettive democratiche, né di centri sociali, né di comunità di abitanti che liberano luoghi abbandonati, non siamo entrati nella polemica politica su Baobab e altro, quella attiene alla politica. Devo dare atto che il ministro dell'interno in comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica è venuto esattamente su quella che è la nostra sensibilità. La camorra non può determinare l'assegnazione degli alloggi popolari ai legittimi assegnatari e su questo ci saranno risposte concretissime nelle prossime settimane, proprio come da noi auspicato, con una sinergia eccellente tra magistratura, forze dell'ordine, prefettura e comune, a cui oggi si è aggiunto il sostegno del governo attraverso il ministro dell'interno. Punto.